che il Signore possa portare sulle sue spalle le nostre sofferenze, le sofferenze di tutti gli uomini, le sofferenze delle nostre famiglie, le sofferenze della nostra città, la sofferenza di chi è morto, la sofferenza di chi ha perduto i propri cari, la sofferenza di chi giace in un letto con la paura di non farcela, la sofferenza dei giovani, la sofferenza dei bambini, la sofferenza di tutti noi, di quanti stanno lavorando per alleviare le sofferenze degli altri, medici, infermieri, personale tutto di ospedale, forze dell'ordine, amministratori. Li vogliamo raccomandare al Signore Gesù, perché la loro sofferenza, la nostra sofferenza, possa essere alleviata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Riconosciamo che non serve a nulla il nostro potere, i nostri soldi, il nostro essere o sentirsi qualcuno. Signore, fa che sperimentiamo nel cuore e nella vita la potenza della tua risurrezione. Preghiamo dicendo: rialzaci, Signore. Rialzaci, Signore. Grazie, Signore, per tutti gli operatori sanitari che assistono tutti i crocifissi per la malattia, in particolare per la malattia del coronavirus. Intercedi per loro la grazia della guarigione fisica e spirituale secondo la volontà del Padre. Preghiamo. Invochiamo una potente effusione di Spirito Santo su tutti i ricercatori perché presto possano trovare le cure idonee al Covid. Ti chiediamo, Padre, di annientare il coronavirus su questo regno benedetto e che tutta l'umanità possa vivere una nuova primavera con lo sguardo rivolto verso Cristo risorto. Santa Madre dei Voi Fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Noi siamo in un luogo di scienza e qui invece ci viene portato lo spirito, la conoscenza, la fede. Sono due cose che devono andare sempre insieme. Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Quando io dico che tu non saresti più sarà tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Guarigione a tutti voi e grazie a voi che accompagnate. Grazie, grazie. E quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso,
per noi. Ave Maria, Ave Maria. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie, Dio vi benedica. Eccellenza, scusi, c'è un segno di speranza, un bimbo là da Bologna, un segno di speranza. No, grazie. Grazie, Spirito Santo. Grazie. Grazie. Grazie.